quegli alloggi, che furono iniziati nel 1989, se voglio ricordare, l'inizio dei lavori del sale nel 1989. Poi, secondo me, questa è una mia idea che la ripropongo, riqualificare alcune zone allo scopo di migliorare vivibilità, costruibilità e viabilità. Mi spiego. Avete presente via Tindu, via Cugno di Pomarico, andando sotto così fino ad arrivare a via Ventana? Quella è una strada che per il traffico è di importanza decisiva, il traffico domenicale, festivo e quant'altro, ma è praticamente impraticabile. Ebbene, esiste un progetto che io feci fare, un progetto di massima, come si diceva una volta, feci fare nel 95-96, che prevede una riqualificazione di quella zona. Secondo me va ripreso, perché lì si può creare una zona, è una zona degradata, che tra l'altro nell'attuale strumento urbanistico che hanno regolatore, quella è una zona soggetta a particolareggiato, perché quando fu fatto il piano regolatore 12 anni fa si pensò al piano particolareggiato, proprio perché era una zona degradata che meritava un'attenzione particolare. Io credo che un progetto del genere, ovviamente poi l'amministrazione si darà delle priorità, vedrà quali soldi riesce a recuperare, però questa è una proposta. Poi c'è da completare San Francesco, perché è un contenitore che merita di essere messo in uso. Io avevo già proposto alla passata amministrazione, ascoltando, un piccolo, senza grandi pretese, un piccolo piano urbano dei parcheggi. E per fare un esempio, davanti alla scuola D'Onofrio c'è bisogno di incrementare il parcheggio. Io mi ero preoccupato anche di parlare con privati interessati, che si erano già dichiarati a voce ovviamente disponibili a cedere un'area, quella a fianco alla casa di Tattoli, per intenderci, per farne un parcheggio. Lo faccio solo come esempio, ma non è l'unico. E a proposito di parcheggi e di riqualificazione, io lancio un'altra idea che era già stata inserita anche nel piano delle opere pubbliche dell'ultimo bilancio, del penultimo bilancio della passata amministrazione, sul mio suggerimento, che io chiamo riqualificazione di Piazza dei Castri. Ma quando parlo di riqualificazione, intanto Franco, i primi soldi utili che hai devi andare ad aggiustare i sedili ai ragazzi. E quello si può fare con poche migliaia di euro e va fatto comunque, ma al di là dei sedili. Forse bisognerebbe farli stare più indietro. No, vabbè, comunque si siederanno, come si siederanno anche gli anziani. Io però avevo in mente e propongo un progetto invece più ampio, molto costoso, ma che vale la pena di perlomeno di esaminare, che è quello di estendere Piazza dei Castri. Avete presente il lavoro che è stato fatto a Via Olmi? A Via Olmi c'era un dirupo alto, da Via Olmi al cosiddetto tabacco, no? C'era un dislivello di circa 10 metri, giusto? 14, meglio ancora. Sono 14 metri. Nel caso di Piazza dei Gasperi forse arriviamo a 20. Però si deve pensare, a mio avviso, a un'idea di estendere la piazza per ricavare parcheggi e forse un'area per il mercato. Se la strada di collegamento si realizza, allora voi provate a immaginare, i nostri nipoti andranno tranquillamente al mercato, parcheggeranno senza problemi, senza altro. Questa è la mia idea, che avevo già sottoposto, diciamo, al candidato signore pubblicamente. Poi dicevo, la sicurezza. Bisogna riprendere il consolidamento di via Bellocchio, assolutamente. Noi lo facemmo con soldi della protezione, non della protezione, del genio civile. Penso che si possa ancora fare via Bellocchio e via Pietromina. Così come andrà messo in campo, ovviamente le cose che dico, alcune sono realizzabili nell'arco dei 5 anni, altre sono solo programmabili nell'arco dei 5 anni, tipo per esempio un serio studio di consolidamento sia del versante sud, significa verso il depuratore,
sia del versante est, significa lato via Bellocchio. Quando io dico via Bellocchio intendo dire la scarpata, ma poi c'è anche la parte sottostante, via Olmi, che come vedete non è molto stabile. Allora la strada che dicevo di collegamento fa anche da barriera allo scorrimento della Fana. Bisogna pensare a qualcos'altro ancora. Ok? Questa è la mia idea. Beh, se qualcuna di queste si riuscisse a portare in porto, è economia del paese. Così come va recuperata la casa di riposo per fare una residenza sanitaria, va recuperata l'area di via di Vittoria dove ci sono le baracche ormai da 31 anni. Ok? Quella nel piano regolatore è destinata ad area dell'edilizia economica popolare. Quindi significa che il comune può intervenire in ogni momento come vuole. Va completato il palazzetto dello sport, ragazzi, non è una mia fissazione, va completato con un impianto di energia solare perché sennò costa un occhio. Così come va una volta per tutte sistemati gli impianti sportivi, Stadio Santa Maria e Cappuccino, Stadio Santa Maria doveva essere sistemato con 80.000 circa 100.000 quando io facevo l'assessore, dopo ho scoperto che ce ne volevano 250, poi ho scoperto che 250 non bastano, decidiamo quanti ce ne vogliono, poi stop, si deve riqualificare perché è vergognoso che un paese come Ferrandina non possa giocare, la propria squadra non possa giocare in casa. Non lo dica ai cittadini, quindi di qualificare. Di Zambrogli ho già accennato, è un tema che merita un'attenzione a parte. Vanno completate alcune opere, tipo il ponte su via Falcone, che collega Zambrogli con via Falcone, e che sta lì da diversi anni, va completato. Poi secondo me va sistemata anche la viabilità del paese, sistemando alcuni incroci che stanno abbandonati un po' così, tipo l'incrocio a campo sportivo, l'incrocio fra via Falcone e la circonvallazione, l'incrocio fra la circonvallazione e la strada provinciale. Va ripresa l'illuminazione artistica del centro storico che rende bello il paese. E aggiungo io, caso Macchiaiuola, in Borgo Macchia, con un impianto solare, si può fare. Non ha il sole, lo conosciamo bene. Io ho fatto un elenco non esaustivo, alcune cose già condivise, qualcun'altra detta da me, ma penso che su questa linea e su queste proposte, aggiungendone altre o togliendo qualcuna che potrebbe non essere accettabile, si può lavorare seriamente. Credo che l'intenzione sia proprio di lasciare questo senso. L'altro fattore, allora, se il nostro territorio ha uno strumento di programmazione e ha delle opere che migliorano il territorio, lo rendono più vivibile, eccetera, eccetera, abbiamo già posto la prima base, cioè ho cominciato a farmi il fiato parlando di corsa. Metti ha cominciato a fofia. Poi ci sono altri due elementi, l'energia. Parlo di energia nel senso non di quello che possono fare gli altri. Cosa può fare uno che vuole mettere qui un altro gas o una centrale a biomasse, ne parlerò tra un secondo. Parlo di quello che possiamo fare noi per l'energia e secondo me il comune di Ferrandina come altri possono fare molto. Qualcosa la passata amministrazione l'aveva bozzata, poi è finita nel nulla, tipo rifare l'impianto di pubblica illuminazione in modo moderno con impianto a LED, computerizzati, cioè quegli impianti che si spengono, si accendono da soli, con lampade che consumano poco. Al di là del fatto che faremo un gran bene all'ambiente, ma per il comune significa risparmiare qualcosa intorno ai 100.000 euro all'anno, buttali via. Quindi, impianto di pubblica illuminazione nuovo a risparmio energetico. Un piano di risparmio energetico per gli edifici pubblici, vedete anche qui ci vuole un po' di progettualità e poi non tutte le cose si faranno nell'arco di pochi mesi o di pochi anni, ma cominciare a mettere in tutti gli edifici pubblici lampade a risparmio energetico, che cosa costa? Sostituire gli infissi con infissi che siano rispondenti alla normativa, attenzione, che è proibito tenere infissi.
Migliorare l'isolamento termico e quant'altro, anche questo aiuta l'ambiente, aiuta le casse del comune e crea anche attività. Io penso anche a impianti fotovoltaici da mettere su edifici pubblici, la piscina, la scuola D'Onofrio, il palazzetto dello sport, e suggerirei, a proposito dell'energia, altri comuni l'hanno fatto, di crearsi nell'ambito anche dello strumento urbanistico un regolamento per l'uso dell'energia comunale. Vedete, questo è uno dei temi in cui i comuni fingono di non vedere, perché la normativa sul risparmio energetico è abbastanza rigorosa. Si pretenderebbe da parte di ogni tecnico che presenta un progetto determinati requisiti che non sempre vengono rispettati, cioè essere più rigorosi. Ma perché anche i cittadini devono sapere che spendere 5.000 euro in una cittadina a caso in più per fare un buon isolamento gli ritorna indietro per tutta la vita. Gli ritorna indietro, quei 5.000 euro sono un grande investimento. Infine, io penserei anche a un potenziamento e un miglioramento del trasporto pubblico urbano. Avremo il gas, se si farà lo stoccaggio, ma anche se non si farà lo avremo. E io credo che sia anche nell'intenzione della Regione, ho sentito un piano speciale per la mobilità, pensando giustamente di sfruttare anche il gas. Beh, cominciamo anche con la ferramenta. Bus a metano, non che ne circoli tanto, ma incentivare il trasporto pubblico serve a decongestionare il centro, serve a inquinare di meno, serve anche a risparmiare. Infine, l'ambiente. Qui, detto il dialetto venugliano da mano, è ovvio che dobbiamo avere in cima alle nostre preoccupazioni la difesa dell'ambiente. In cima alle nostre preoccupazioni, che significa anche difesa della salute. Però non scoprite niente di nuovo se dico che il sottoscritto ha sempre avuto questa preoccupazione, ma non si è mai fatto prendere dalla paura, ho sempre cercato di ragionare su questo e mi spiego. Io sono stato e continuo a essere favorevole allo stoccaggio del gas, perché ritengo che pericoli per l'ambiente rilevanti non ce ne siano, è una tecnologia già utilizzata e può avere un ritorno per il territorio, non grande, non ci dobbiamo prendere in giro. Non grande, in termini di occupazione parliamo di poche unità. È già stato sottoscritto un accordo dei sindaci che prevedono 3 milioni di euro, una tantum da dare ai tre comuni interessati. Non vorrei sbagliarmi, ma anche qui da informazioni che ho acquisito so che la Regione ha, poi anche approfittando della strada che gli abbiamo spianato noi, perché il Consiglio Comunale, nel passato Consiglio Comunale mi concederete, ma io personalmente, ma anche altri consiglieri che hanno detto che non mantenessi, siamo andati con il dozer, cioè abbiamo buttato giù tutto chiedendo la luna, perché sapevamo che la luna non la potevamo avere, ma dovevamo chiedere la luna per avere qualcosa. Bene, e anche grazie a questo lavoro ai fianchi la Regione ha potuto ulteriormente trattare, non so a che punto sia la trattativa, so che è in fase addirittura d'arrivo, ma so che la Regione dovrebbe ottenere qualcosa in più rispetto a quello che i sindaci hanno concordato. In particolare, oltre a qualche altra somma, credo che riesca a ottenere anche una somma annuale. Beh, insomma, non saranno i 500.000 euro che chiedevamo noi, però ci dovrebbe essere, se ci sarà, vuol dire che la ricaduta sul territorio potrebbe essere accettabile e quindi la cosa si può fare. Altre questioni ambientali meritano di essere esaminate velocemente una a una. C'è l'ecoil. Il Consiglio Comunale ha già detto sì all'ecoil, credo che sia difficile tornare sui propri passi. La mia opinione modesta è che l'impianto non ha quel grande pericolo che si dice, ma altrettanto